Oggi credo sia un momento importante per la città, perché abbiamo lavorato a lungo per costruire un'agenda di governo dei cittadini. Questa agenda è frutto, diciamo, di un impegno che da parte nostra è lungo e faticoso in questa città, è costruito, diciamo, all'opposizione di questa città per 10 anni ai 2 governi che si sono succeduti. E per questo riteniamo che in questo momento bisogna ridare fiducia alla classe politica, ridare fiducia alla politica da parte dei cittadini, e per farlo bisogna provare a rinnovare un po' i sistemi. Quando quindi abbiamo fatto la conferenza stampa pochi giorni fa, siamo stati contenti che ci sia stato chi ha deciso di accettare questa sfida. La sfida di un rinnovamento anche della classe politica. Noi in questa agenda chiediamo discontinuità completa sugli esecutivi, in modo da avere nuovi nomi, nuove facce, nuove persone che vogliono portare anche idee nuove. Io lo chiamerei il patto dell'anti-astensionismo in città, visto che in città l'ultima volta al ballottaggio il 75% dei cittadini non è andato a votare. Allora noi lo facciamo sia con questo, con una carica di rinnovamento, ma anche con un patto di legalità, che dove i principi di avere casellario giudiziario pulito, di avere nessun carico pendente, siano allargati a più forze politiche possibile su questo territorio. E poi arrivano i temi per la qualità di vita dei cittadini, temi che per noi sono importanti. E abbiamo una grande povertà su questo territorio. Si dice forse ci sono 2.500 percettori di reddito, ma probabilmente ci sono anche tanti soggetti che non percepiscono il reddito ma sono comunque in difficoltà. Ecco, quando dal lato governativo arrivano dei segnali per cui si vogliono togliere risorse a questi cittadini, penso che la classe politica locale che vive questo disagio sul territorio deve dare una risposta uguale e contraria a quella che sta arrivando a livello nazionale, quindi dare un supporto a questi cittadini con politiche sociali attive, con politiche del lavoro che non hanno funzionato. E questo oggi c'è un impegno in questa agenda anche di utilizzare risorse del bilancio comunale su questo capitolo. Poi c'è il tema di avviare un percorso totalmente innovativo, che è il percorso di ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, una gestione non più privata dell'acqua pubblica, una gestione pubblica che inizia un percorso con altri comuni che sono stati già avviati in questo cammino. La svolta di un comune così grande come Torre del Greco su questa battaglia è degno di nota e novità, secondo me, per tutta la regione Campania. E ultimo, poi non voglio andare in ogni singolo dettaglio, però l'ultimo importante che ritengo degno di nota è che abbiamo messo nero su bianco delle procedure nuove, trasparenti, di legalità per ogni bando, per ogni progetto, per le assunzioni al comune, sapendo di dover rispondere a una situazione drammatica in questo comune. Io penso che qui ci dobbiamo mettere nell'ottica di governare per 10 anni per portare questo comune alla normalità, perché ha subito veramente tanti danni in questi 10 anni. Perciò noi abbiamo deciso di non perdere un'occasione in questo momento, dove potevamo scegliere la strada di fare una nuova opposizione forte in città, ma non cambiare la qualità della vita dei cittadini. Invece abbiamo deciso che tutte le nostre battaglie che abbiamo fatto all'opposizione oggi devono trasformarsi in atti concreti di governo per la città, e per questo ci siamo rivolti ad altri soggetti per allargare un fronte su dei punti che riteniamo possono essere condivisibili. Oggi questo incontro in sostanza è la prova che questi punti sono condivisibili, e a questo punto è il momento di lasciare la parola al candidato sindaco Luigi Mennino. Allora, intanto grazie per essere qui, insomma, a tutti, ma volevo ripigliare subito una parola che ha detto prima Luigi.
di Luigi al quadrato, mi piace definirci in questo modo, relativamente a quanto ha detto sulla sfida. Io nel primo periodo sostanzialmente sono stato indicato, come sapete, proposto direi dal partito del PD affinché si potesse verificare, insomma, e sul campo capire se la proposta potesse avere dell'adesione. Abbiamo fatto una serie, diciamo, di un'aggregazione sostanzialmente, e devo dire che la sfida per la quale io mi riferisco non mi sono sorpreso, perché quando ho proposto a tutti gli altri un interpartitico, cosa che non accade spesso, non è accaduto forse mai nella vita degli anni precedenti rispetto agli altri interpartitici, ma noi ci siamo riuniti alle ore 19:30 in questo comitato e alle ore 20, perché qualcuno è venuto in ritardo, è stato firmato un accordo con questi punti. Importante è sulla discontinuità, come dicevi Luigi poco fa, sulla discontinuità politica rispetto alle due amministrazioni precedenti, e mi riferisco ovviamente a quella di Palombo e a quella di Borriello, e al protocollo di legalità rispetto alla presentazione del casellario giudiziario e quello della relativa ai carichi pendenti. Io volevo fare un modo anche simpatico, perché in realtà dovrebbe essere così il certificato con scritto nulla, e questo è uno degli elementi che secondo me devono e qualificheranno sicuramente questa maggioranza, a questa maggioranza o speriamo, diciamo, futura maggioranza o coalizione di governo. Devo dire che gli altri punti sono tutti condivisibili, perché sono punti importanti sui quali anche noi ci siamo molto spesso confrontati. Si può avviare sicuramente il percorso dell'acqua pubblica, come diceva Luigi, e credo che tutto il resto sia, come dire, ci appartiene proprio nel nostro DNA, tutti gli altri punti che qualificano, diciamo, ciò che ha detto prima Luigi e che ci vedranno, speriamo, nei prossimi 10 anni a confrontarci e a risolvere i problemi di questa città che da troppi anni ormai è, come mi piace dire, in attesa, e speriamo poi in attesa, tutto attaccato, perché con sorpresa siamo sicuri che porteremo le risposte nel prossimo futuro, ma anche dobbiamo essere bravi, e sono sicuro che la gente si seguirà, cioè quel 75% delle persone dovranno poter avere la voglia di ritornare a votare, perché non solo, diciamo, è un diritto ma anche un dovere, e la gente non è andata né a votare né per diritto né per dovere, solamente ed esclusivamente per il fatto stesso che probabilmente le proposte che si facevano non erano adeguate. Noi la sfida la lanciamo anche sotto questo aspetto, perché vogliamo, ci crediamo e siamo sicuri di poter dare tanto alla città, che veramente è stufa di tutto. Ora, siccome non devono rimanere solo chiacchiere quello che ci siamo detti, fatti. Ma anche fatti, c'è l'agenda, c'è una copia poi per i giornalisti, e noi la sottoscriviamo. Io, in quanto rappresentante del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco e del gruppo territoriale e candidato sindaco garante della coalizione. Mi sembra quasi quando mi sono sposato. No, vabbè, solo per conservarla, capito? L'altro facciamo così, uno a te, uno a me. Okay. Dai, giusto. Non trovate che le firme sono tecniche. Vabbè, come avvocato posso dire, diciamo, quindi non... Ce l'abbiamo addirittura il video. Quale? Perfetti, a Salvatore, giustamente. Ok, perfetto. Aspetta, Luigi. Ok.